Minchia cammella, certo che ti vedo fatta più magra. Amore, però non so se vuoi che non affare. Minchia cammella, un complimento te lo fare, e che cazzo? Ma se noi, io e te, adesso se andrebbemo, diciamo, nella stanza. Pinuzzo, ma che cazzo dici? Ma che se fuori? Ti sentono i vicini? Cammella, ma che minchia vuol dire? Io e te non siamo maritati? Che ci stiamo facendo le cose di concubine? Minchia, io veramente questa situazione non la riesco a capire! Guardatelo! Ciao a tutti ragazzi, qua per vostra sfortuna Cexurri e bentornati in un nuovo video della rubrica Appero. Intanto voglio farvi solamente vedere, cioè, guardate quanto sono bello. Vabbè, basta. Comunque, oggi è Halloween ragazzi e io avevo pensato a un video classico, no? Un video horror, il solito video diciamo di Murri che si caga in mano eccetera eccetera. Ma poi ho avuto l'intuizione, ho detto, ma e se invece facessi una cosa originale? Se vi proponessi un video, un altro tipo di horror? E così ragazzi, oggi siamo qui per provare questo aborto, perché onestamente ragazzi, per restare in tema infatti, questo aborto. Perché oggi ragazzi andiamo a provare My Little Baby, che potrebbe suonare familiare con My Little Pony, ma che in realtà non c'entra un cazzo. Ok, io direi di centrare lo schermo, di mettere un po' a fuoco, in modo tale da non farvi vedere quelle noiosissime lineette. Dovremmo esserci, ok. E io direi di andare a fare una piccola overview del gioco, perché è qualcosa di veramente impensabile. Cioè ti devi proprio fare le canne per fare una merda del genere. Comunque, My Little Baby, si devono creare dei dati di salvataggio per procedere al gioco. Perfetto, creiamo il nostro salvataggio. Dati 1. Perfetto, già proprio iniziamo con le minchiate, mamma e papà. Vedete, potete scegliere le varie stronzate. Facciamola proprio a cazzo di cane, così proprio ci nasce un cavallo, non ci lascia un figlio. Oh, congratulazioni, presto nascerà il tuo bambino, è ancora molto piccolo. Porca troia. E io devo esercitarmi d'altronde ad essere padre, no? Il tuo bambino è in buona salute e scalcia. Ma che culo che scalcia, sarà contenta la nostra moglie. Ma devi aspettare ancora un pochino. Wow, fantastico, oggi è nato il tuo bambino. Disgrazia dei padri, cazzo. E fra il braccio e la tata, bellissimo, puttana Eva. Oggi è il gran giorno, è tempo di portare tuo bimbo a casa. Abbine cura con tutto l'amore possibile. Porca troia, a voglia. Non vedo l'ora di sculacciarlo e ammazzarlo. No vabbè ragazzi, ovviamente no, non vedo l'ora di offrire le mie grandissime amorevoli cure. Ciao, sono la tata e oggi ti aiuteremo ad aver cura del tuo bimbo. Segui i miei suggerimenti e crescerà forte e sano. Che culo. Cioè proprio questo video io lo rinominerei che gran culo. Pronti per iniziare? Scegli il suo nome. Ah, ovviamente. No, porca troia. Ragazzi, ho delle brutte notizie per voi. Siamo cornuti. Ebbene sì, siamo dei grandissimi cornuti. Ma porca troia, c'è nato il bambino nero. Cioè, ora non c'è nulla di contrario, ma mia moglie è bianca, io sono bianco. Mia moglie è una gran soccola. No, che cazzo è? No, l'ho chiamato mio bambino. Ma che cazzo è? L'ho chiamato mio bambino. Vabbè, ok, non gli voglio nemmeno dare un nome, perché mia moglie è una zoccola. E io il nome a mio figlio non glielo do. Allora, ok, perfetto, abbiamo messo un attimo a fuoco. Allora, sostanzialmente questo, no, sostanzialmente questo gioco in cosa si basa? Possiamo fare veramente, mamma mia, moltissime minchiate, no, vabbè, possiamo fare svariate, appunto, troiate. Per esempio, vogliamo fare la prima cosa? Ma sì. A quanti di voi non capiterà che vostro figlio magari mangia sempre omogeneizzati e poi piscerà dal culo, come ci insegna il grandissimo Gionatta.
Questo è il bagno dove potrai aver cura del tuo e salute della tua polizia del tuo bambino. Quando vuoi cambiare i pannolini e fare il bagnetto, vai al negozio di articoli igienici se ti serve qualcosa. Ma che cazzo? Che cazzo è? Ragazzi, fa impressione. Che minchia è? Minchia, solo enigmista. È lui, ragazzi. Abbiamo un bambino. Cioè, è Omen, ragazzi. È Omen. Questo ci ammazzerà la moglie. Buona puttana, adesso morirai perché sei stata una gran zoccola. Ragazzi, ha una testa enorme. È Stewie. Cioè, allucinante. Guardate che testone della Madonna che c'ha. Vabbè, che facciamo? Non ho idea, ragazzi. Se facciamo così, che cazzo fa? Guarda, guardate, sembra un coglione. Cioè, sembra un bimbo deficiente. Vabbè, boh, facciamo così. Oh, mamma mia, attività. Cibo, giocattoli, vestiti. Fai il bagnetto. Va, facciamo il bagnetto? No, non salviamo. Facciamo il bagnetto, dai, forza. Prima di tutto, immergi il termometro nel bagnetto. Porca puttana. Immergiamo questa merda. Facciamo la minchiata. Tocchi il rubinetto per aprirlo. Oh, perfetto. Io gliela metterei bollente per tuo figlio di merda che c'ho. Molto bene, la temperatura è giusta. Tocca lo schermo per continuare. È ubriaco sto bimbo. Guardate che allucinato. È sotto effetto di MD, ragazzi. Guardate che è partito proprio malissimo questo bambino. Ragazzi, voi forse non vedete un cazzo in questo momento. Ok, così dovreste vedere. Bene, aggiungi il sapone all'acqua e guarda le bolle. No, non ci credo che sto veramente per fare questa minchiata. Te. Le bolle, le texture più bollose del mondo, mi dicevano. Ah, due bolle così schiacciate qua sulla faccia, che tutto sembra altro che bolle. E se questo, con questo che faccio? Sì, bambino, ti pulisco. No, vabbè. Mi piace la schiuma, adesso uso la spugna per lavare il bambino. Mamma mia. No, no, che schifo. Ragazzi, è senza pene! È un ermafrodita, porca puttana! Cioè, no, 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 questo non può essere mio figlio, ragazzi. Non può essere mio figlio, ma porca troia! Cioè, mi ha tradito mia moglie, l'ha fatto senza pene! Vabbè. Il bambino è tutto bagnato, ora uso l'asciugamano per asciugarlo. Guarda, tiè, dove non hai il pene ti asciugo! Oh, adesso sei asciutto, bimbo? Ti piace! Possiamo dare fine a questo aborto, per favore? Cioè, veramente, mi sento veramente in imbarazzo a farvi vedere questa cosa. Che Halloween, eh? Che Halloween! Ora il bambino è pulito e profumato. Tocca lo schermo per continuare. Oh! Adesso, probabilmente, dopo averlo lavato, eccetera, eccetera. Noi, tra l'altro, abbiamo sbagliato perché adesso lo incameriamo di merda, facendolo diventare proprio un sacco di letame. Facciamo mangiare il nostro bambino. Perfetto. La cucina dove preparare la pappa e dar da mangiare. Dove puoi preparare la pappa e dar da mangiare. I bambini mangiano cose differenti a seconda dell'età. Segui i miei consigli su come preparare la pappa. E il tuo bambino crescerà forte e sano. Pampers. Oh, perfetto. Intanto cioè, la nostra casa è fatta a misura di sto stronzo, praticamente. Abbiamo angoli per lui. Guardate, intanto, tocco di stile questo girasole qui. E vabbè, ragazzi, che cazzo dobbiamo fare? Lo ingozziamo di merda? Oh, prepara da mangiare. Dai da mangiare. Prepara da mangiare. Allora, prepara il biberon. Pulisci la stanza. Allora, ragazzi, abbiamo tre scelte. O ci intrombiamo il biberon in bocca, o gli intrombiamo la sbobba 1 o la sbobba 2. Io direi di andare classicamente col biberon, visto che è un bambino piccolo. Bisogna pulire il biberon. Lascialo nella merda qua. Oh, sterilizziamo per bene, perché già nostro figlio è senza pene, non vorrei che gli cadessero anche qualche altra cosa, magari senza un braccio, ecco. Il biberon è, adesso riempilo con il latte. Perfetto, riempiamolo con il latte. Oh, perfetto, una goccia che ha riempito tutto il biberon, ovviamente ci siamo. Adesso di scaldare la bottiglia. Oh, facciamola incandescente e bruciamo le labbra di questo down qua. Mettila nello scalda biberon. Ragazzi, io non vorrei essere scortese, ma lo scalda biberon è buggato. Ah, no, è che si sta scaldando. Bene. Oh. Il biberon è pronto. Adesso puoi dare da mangiare al tuo bambino di merda. Perfetto. Ora andiamo. Ora, ovviamente non è che ci porta direttamente a mangiare. Dobbiamo cliccare la merda. No, dov'era? Dobbiamo cucina. Poi andiamo qui. Dobbiamo cliccare lo schifo. Dare da mangiare al nostro bambino. Perfetto, trascino il biberon alla bocca.
Minchia, non ci sto credendo, guarda. Oscilla il dispositivo a sinistra per... Guarda, guarda, dobbiamo seguire la testa del bambino. C'è qualcosa di veramente imbarazzante. Cioè, se entra mia madre, io preferisco aprire YouPorn che farmi vedere... giocare a questa cosa. Ma seriamente, ma che cazzo è? Guardate, guardate gli occhi, sei indemoniato! Sei proprio un gran maestro! Guarda, guarda. Che cazzo, cioè veramente, io non ho idea di che cazzo stia giocando. Oh. Non mi fai fare il routine. Vabbè, che gioco di merda, cioè io aspettavo solo il routine. Ragazzi, io direi di fare l'ultima... Io adesso voglio vedere come gioca questo bambino, perché questo sarà veramente un problema. La stanza di giochi, vabbè, che cosa mi spieghi cos'è la stanza dei giochi? Dove si trombe la stanza dei giochi, magari? Bene. Attività. Perfetto. Giocattoli. Impara a camminare. Ma che giocattolo è impara a camminare? Impara a gattonare. Tenersi in equilibrio. No, voglio fare tenersi in equilibrio. Cioè, non puoi farlo adesso, perché giustamente ancora il nostro bambino è deficiente. Giocattoli. Perfetto, sonaglino. Abbiamo solamente il sonaglino perché siamo una famiglia povera. Guarda, guarda. Ma gioca ai videogiochi, porca troia, anziché col sonaglino. Basta, basta, basta sonaglino. Basta. Oh, vaffanculo, hai rotto il cazzo sonaglino, te lo sequestro. Vediamo cos'altro si può fare. Allora, per i giochi il nostro bambino non è portato, quindi non può essere figlio mio. Non avrà mai un canale YouTube. I bambini hanno bisogno di spazi all'aperto per le loro attività e per respirare. Ma che cazzo gli devi far respirare? È anfatissimo, già di suo. Io ho paura adesso. Attività. Vestiti. No, aspetta, che cosa gli posso far fare qua fuori? Talè, guardate, un coglione. Ragazzi, io non lo faccio apposta, mi sembra veramente down. Non può fare un cazzo sto bimbo, è allucinante. Sempre gli stessi giocattoli, dal cazzo. Boh, ragazzi, non possiamo fare un pene, praticamente. Va bene, andiamo allora a vedere cosa si può fare. Vediamo un po'... Ah, alla città. Giocattoli, compriamogli... Vediamo se possiamo comprare articoli... Ma voglio cambiare il pannolino. Sarò padrone di cambiare il pannolino a mio figlio! Oh... Compriamogli un cazzo di termometro a bagnetto. Ma che cazzo dice? Dammi un pannolino. Asciugamani, termometro. Questo glielo ficco in culo. Pannolini, oh... Boh, compriamo i pannolini. Adesso andiamo in casa. Andiamo nel cesso. Oh, poi andiamo in qui. E cambiamo il pannolino. Minchia, non ci credo. Ragazzi, mi comincio a abituare. Prima di tutto, apri gli adesivi del pannolino. Sono quei piccoli nastri sui lati. Grazie tata. Minchia, utilissimo. Il tuo stipendio è veramente meritato. Uno. Guarda, l'altro si è buggato. Che cazzo ridi, idiota? Ti sei cagato in mano. Ora tocca il pannolino per toi. No, 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 cos'ha un tumore? Che cazzo è? Cos'è? Che cazzo è? Questo non è cacca, ragazzi. Ma poi si è cagato sul pisello. Ma che cazzo? No, no, sto sognando. Wow, puzza, trascina il bidone. Ma che cazzo è? Adesso pulisci il bambino. Porca puttana, ragazzi. Questo è il culetto. Il culetto gli parte dall'ombelico fino alla spina dorsale. Sims legit. Non vuoi che il culetto diventi rosso, vero? Brucia! Oh! Seleziona la crema e spalma. Minchia, sto sognando, ragazzi. Seriamente, guardati, eh. Ok, adesso è pulito. Prendi il pannolino e trascino sul bambino. Tieni. Perfetto. Oh, sei soddisfatto? Merdone! Benissimo, cambiate il pannolino. Tolgo la crema per continuare. Sei un bravo genitore. Comunque ragazzi, qua la videocamera si sta scaricando. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Buon Halloween a tutti. Io spero di avervi divertito con questo videogioco veramente da paura. Se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel mi piace. Consigliatemi altri giochi come state facendo fino ad ora. Grandissimi per la rubrica A però. E noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ciao.